Universi paralleli. Ecco, questo argomento risulta essere molto difficile da affrontare così, nella maniera più semplice possibile, senza scadere proprio nel banale o nel fantascientifico, perché naturalmente gli universi paralleli sono sempre stato materia di fantascienza e di racconti fantastici. Però volevo parlarne da un punto di vista astrofisico, usando naturalmente delle argomentazioni molto semplici, lineari. Poi chi vuole può sempre approfondire, magari scoprire qualche cosa in più. Basta fare delle semplici ricerche su Google e si potrà trovare tantissimo materiale da leggere. Un universo parallelo è un universo che corrisponde esattamente al nostro, ma non c'è modo che essi interagiscono tra di loro. Il termine scientifico di più universi paralleli è multiverso, ovvero è un insieme di universi coesistenti che sono previsti da varie teorie. Dobbiamo fare un salto indietro, tornare al 2007, quando i giornali di tutto il mondo pubblicavano una notizia che dava origine a questa ricerca, nonostante che molti studi sul multiverso risalissero a decenni addietro. In pratica fu scoperta come una sorta di voragine nell'universo, una voragine che si trova fra i 6 e i 10 miliardi di anni luce dalla Terra. È una sorta di volume di spazio con un diametro di circa 900 milioni di anni luce, dove il niente, il nulla, è padrone. Agli strumenti che l'hanno scoperto appare come una gigantesca macchia oscura nel cielo, come se una mano avesse cancellato quasi tutti gli oggetti luminosi presenti al suo interno. Un gruppo di ricercatori diede una spiegazione a quel fenomeno. Questa spiegazione risultava molto fantascientifica, ma vedremo fra poco, vi dirò, alla luce delle ultime scoperte, che qualcosa sembrerebbe confermare quelle ipotesi. Laura Mersini-Houghton dell'Università del North Carolina, negli USA, disse che quella sorta di macchia oscura era l'impronta indelebile di un altro universo che sta oltre il nostro. Non solo non è mai stato trovato un vuoto così grande, ma nessuna ipotesi sulla struttura dell'universo lo aveva previsto. Secondo questa teoria non esiste un solo universo, bensì 10 alla 500 universi. Per capire cosa significa dovete immaginare un numero composto da 1 seguito da 500 zeri, un numero enorme che io non saprei neppure leggere. Ognuno di questi universi ha le proprie leggi e quando il nostro universo si formò doveva interagire con gli altri universi vicini e quel buco è proprio il risultato di quell'interazione avvenuta subito dopo la nascita del nostro universo, che da allora, per le caratteristiche che esso possiede, continuò ad espandersi. Ultimamente, dalla sonda spaziale Planck, una serie di dati che sembrerebbero confermare questa ipotesi. I dati raccolti da questa sonda dell'Agenzia Spaziale Europea hanno permesso ai ricercatori di mappare la radiazione cosmica di fondo, una sorta di traccia di sottofondo presente da quando l'universo ha cominciato a esistere 13,8 miliardi di anni fa. Questa mappa, che risale a qualche mese fa, mostra delle anomalie che secondo i cosmologi potrebbero essere causate dall'attrazione gravitazionale esercitata da altri universi al di fuori del nostro. Questi risultati implicano che il nostro universo potrebbe essere solo uno tra miliardi di altri universi o anche di infiniti universi. Quindi da Planck sembrerebbe arrivare la conferma, ma naturalmente c'è ancora molta strada per avere la certezza, di quello che è stato detto nel 2007 dalla Laura Mersini-Houghton. Ma andiamo a vedere chi è che ha parlato per primo di multiverso. È stato Hogg Everett nel 1957, in una tesi di dottorato che si intitolava «Interpretazione a molti mondi». Secondo la teoria di questo fisico, le particelle quantistiche non operano in realtà alcuna scelta, in quanto entrambe le possibilità si realizzano sempre. Infatti, ad ogni singolo evento, l'intero universo si sdoppia, dando origine a due universi identici in tutto, salvo che per l'esito dell'evento in questione. A primo acchito potrebbe sembrare una teoria speculativa molto fantascientifica, però ad un'analisi più approfondita essa è molto interessante. Inoltre, negli ultimi decenni, le idee di Hogg Everett hanno cominciato a piacere anche a diversi scienziati. La teoria di Everett si accorda con le elaborate teorie della meccanica quantistica, oltre a risolvere i cosiddetti paradossi temporali. Infatti, un individuo che con un'ipotetica macchina del tempo potesse andare nel passato
Si troverebbe sì indietro nel tempo, ma non nel suo mondo, bensì in un universo parallelo del tutto identico a quello di partenza. Quindi, secondo questa teoria, tutti gli universi, se hanno le stesse leggi fisiche, sono strutturalmente uguali, tranne che non sono comunicanti, ma potrebbero esercitare un'azione reciproca. E queste idee, questa ipotesi, questa teoria di Hugh Everett sembrerebbe essere confermata dai dati arrivati dalla sonda Planck pochi mesi fa. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare, molti studi da portare avanti per poter dare una conferma definitiva. Personalmente l'ipotesi del multiverso mi lascia molto perplesso, probabilmente perché io non sono in grado di approfondire adeguatamente l'argomento. Comunque, vi ripeto, se volete basta mettere nel motore di ricerca di Google multiverso e troverete tutto quello di cui avrete bisogno in tante lingue e quindi potrete approfondire quello che io ho detto qui in pochissimo tempo, cercando di essere il più semplice possibile. Vi ringrazio e vi rimando alla prossima.